Ciao amici, benvenuti sul canale. Io e Moreno siamo all'Erica War, un posto dove insomma dicono che ci siano state, ci sono tante attività fantasmatiche. Vedremo se è vero. Noi entriamo a farci un giro e a fare qualche domanda. Intanto buon lavoro a noi e buona visione a voi tutti. Ciao. Ok ragazzi, siamo dentro. Adesso cominciamo a muoverci nei locali dove si dice che c'era la servitù. Ovviamente la casa di Camillo Benso di Cavour è chiusa, ma mi sembra anche più che logico, fa parte insomma dei beni culturali, o almeno spero che lo sia diventata, perché sennò è preda di, insomma, di disgraziati che vanno in giro a rovinare quanto di storico c'è nel nostro paese. Quindi di sicuro è chiusa, anzi abbiamo visto che è chiusa, ma forse ce ne saremmo guardati bene di entrare, però proveremo a entrare appunto in uno dei posti dove si dice che ci sia maggiore attività, ossia la casa, le case, gli appartamenti della servitù. Quando venni tanti anni fa qui, in questo preciso posto dove mi sto trovando adesso, il K2 e l'RF diedero segnali decisamente importanti. Adesso non l'abbiamo ancora acceso il K2, ce l'ha Moreno, però cominciamo a esplorare gli appartamenti di questo posto. A più tardi. C'è qualcuno qui? Ci sono storie che raccontano che in questi appartamenti ci siano parecchie attività, che ci siano tante presenze. Se la cosa corrisponde al vero, ci fate brillare quello strumento che è in mano mio amico? O dateci un segno. Fate qualche rumore. Se qualcuno qua con noi può mettersi in contatto con uno di noi, siamo qua apposta in via Amichevole. Proviamo a salire le scale. Vediamo se riusciamo. Ah sì, per me era di tutto. Sì, sono tutte vuote ragazzi, non c'è nessun tipo di oggettistica, di mobilio, non c'è niente. Però c'è qualcuno qui? Se sì, abbiamo uno strumento in mano vicino al quale ci si può avvicinare, oppure potete lasciare un messaggio, dire qualcosa, fare un rumore per farci capire che siete qui, se c'è qualcuno che faceva parte della servitù. Niente, il K2 è fermo? Il K2 è fermo. Ok. Effettivamente sostanze piccolissime qui, eh? Sentito un rumorino lieve lieve. Ancora.
da là. Sembra qualcosa che si fosse spostato, ma non c'è niente. Non so, magari è un uccello o qualcosa. Se c'è qualcuno, se vedi c'è qualcuno, potrebbe mettersi in contatto. Io provo ad andare lì di dito. Andare dove? Ora penso che ci sono i due. Là? Proviamo. Tanto va. Questa parte fa parte di tutta quanta questa fetta qua di appartamenti, fa parte della servitù. Probabilmente tra anche i cavalli. Sì, anche perché ci sono delle stalle là. Per cui niente di più facile. Appartamento, qui ce ne sono tantissimi e tutti uguali, quindi andiamo alle busse, scoprire quello che si dice essere il più attivo, il più, però se ne provano un po' tutti. Qui ci sono, come dicevo prima, stanze molto vuote e per cui veramente non c'è un riferimento. Qui addirittura c'è una scala, ma poi è murato là in alto, vedete che non si può salire. E questa stanza non mi dà bellissime sensazioni, eh? Questa è bruttina, questa stanza. Non che le altre siano, però questa è conciata male. C'è qualcuno qui, in questa stanza? Se c'è qualcuno abbiamo uno strumento in mano. Magari ci sentiamo, sì. Un po' di più. Sì. Hai sentito? Non mi avete colpito. No, sono fermo. Ragazzi, Corrado era fermo, io ero fuori all'esterno. E stavo uscendo anch'io. Però ero fermo perché... E si è sentito come... Una sassata. Minchia. Iniziamo bene. Ma te l'ho detto quando sono entrato qui che non mi piaceva sto posto? Oh, magari è caduta da qualche parte perché ragazzi è fatiscente sto posto, quindi... Però... Allora, è stato... Se qualcuno in ascolto io vado nell'altra casa di fianco, vediamo se magari volete mettersi in... contatto con uno o con l'altro se si sente qualche cosa. Ma tu vuoi andare nella in quella fianco? Vai e ti raggiungo. Ok ragazzi, è stato un po' un colpo, perché effettivamente ho sentito tipo un sasso che è caduto, anche se diciamo che potrebbe far parte del gioco, nel senso siamo in una struttura molto fatiscente, molto vecchia, per cui è facile e ci sta benissimo che ci siano sassi che si spostano, che cadano, comunque pezzi di intonaco e quant'altro. Però è stato molto forte ed era alle mie spalle, come avete visto la stanza è molto piccola, quindi non lo so, mi sono un po' spaventato, anche Moreno adesso
c'è rimasto, è andato nella stanza a fianco per vedere se succede qualcosa o se vede o se sente qualcosa. Lui è al K2. Io intanto provo a girare ancora questo ambiente, anche se non ci sto molto volentieri qua dentro, tanto sta anche venendo buio, quindi c'è qualcuno qui? Se sì, può fare ancora un rumore simile a quello che abbiamo appena sentito o lasciar detto qualcosa, magari nelle telecamere poi possiamo sentire. Ho i brividi, ragazzi, non so perché, ma mi sono presi, mi è presa male sta cosa. Proprio, guardate, ho i brividi. Mi è proprio presa molto male. Anche perché qua la stanza è molto fatiscente e non mi piace per niente. Tanto è vero che raggiungerò Moreno perché ancora. O sono stato io coi piedi, può anche essere, o ho sentito un altro rumore. C'è qualcuno qui? Se sì, può fare nuovamente un rumore? O lasciar detto qualcosa? Mannaggia. Niente, vado da Moreno perché non mi sento tranquillo qui dentro. Assolutamente. Ok ragazzi, sono fuori e mi sento decisamente meglio perché lì proprio non mi piaceva. Moreno? Moreno? Ok, sento la sua voce. Vuol dire che qui... Siamo nella terza casa, Io ho sentito ancora un rumore, identico al primo, cioè identico, molto meno forte, però potrei essere stato io con le scarpe, potrei, metto il condizionale davanti perché al massimo torniamo lì, vediamo un po', forse c'è un po' più di attività. Infatti quando siamo entrati te l'ho detto subito che quel posto qua c'è una scala, proviamo, è aperta, sì, non è murata, mamma mia. Probabilmente c'è una cucina sempre della servitù. Sì, queste sono praticamente cucine, non si vince dalle mattone, dai piastrelle, scusate. Oh là là, che meraviglia. E queste non sono carte da parati, questi sono tutti affreschi. No, questi sono freschi. Sì, confermo ragazzi, qui questi sono disegnati, non sono carte da parati. Se c'è qualcuno in queste stanze che vuol mettersi in contatto con noi, muovendo qualcosa, facendo qualche rumore, facendo illuminare lo sfumito per mano, siamo qui. Tanto facciamo questa scala è pericolosa. Tanto facciamo vedere che qui il piano superiore è tutto aperto. Qualcuno se vuole prendere il sole deve fare attenzione a mancare la linea. Ripeto, non siamo qua a disturbare nessuno. C'è qualcuno qui? Abbiamo sentito dei rumori al piano di sotto, se volete replicarli per farci sapere che siete qui vicino a noi, fatelo tranquillamente, oppure avvicinatevi allo strumento chiamando un mio amico. Proviamo a appoggiarlo un attimo qua, giusto per... C'è qualcuno qui? Se c'è qualcuno si avvicina allo strumento che abbiamo.
Niente. Proviamo ad andare di là. Io non mi sento tranquillo per niente qua dentro, ma neanche là proprio per niente. Qua un po' meglio, ma non del tutto. Non so perché, ma fa venire l'ansia a sto posto. Hai camminato? Ah, ok. Questo rumore ero io, ragazzi, eh? Se avete sentito un rumore ero io. E tutti dicono che se volete avete qualche cosa. C'è qualcuno qui? Ha brillato? Brillato un attimo, un'attacca, ho fatto tac così, è andato su una volta. Se c'è qualcuno, si avvicini ancora allo strumento che si è appena illuminato. Però ha dato una brillata, interessante. Infatti a me sto posto qui mi piace poco. Tutto ok, Moreno? Sì, per adesso sì. Ok. Se c'è qualcuno, vi dico, faccia cambiare un sasso, faccia qualcosa per far sentire che c'è. Qui il pavimento imbarcato conviene fare due passi avanti, ma non è molto sicuro sto posto. Facciamo così perché quando le faccio lì, non ci vengono maggiorate. Va avanti di là, eh. Caspita, è horror qua, mamma mia. Rumore? No, adesso sì, sei tu, però l'ho sentito qui. Ho sentito un rumore. Brilla, porca vacca, non l'ho beccato, brilla. Adesso l'ho preso. Ha brillato, Moreno. Ancora. Guarda, brilla. Se c'è qualcuno in questi locali. La sensazione non è quella da me. No, te l'ho detto. Allora, io vengo di là da solo, non ho paura lo stesso. Date un segno a me, al mio amico Corrado, se volete, fate cadere un sasso, fate aprire una porta. Beh, di segni, a parte i rumori, ha brillato due volte il K2A. Noi non siamo tanto credenti agli strumenti. Porca vacca, guarda, fino al giallo. Rosso, Moreno, guarda. Guarda. Dacci un segno che ci sei, facci vedere una luce. Guarda,
altro che. Fai muovere qualche cosa, siamo qua. Ma guarda come brilla. Non abbiamo paura. Dai un segno che ci sei su. Ma te lo sto dando, eh? Fai muovere qualcosa. Se hai la forza, fai muovere qualcosa. Mazza, che scarica, fino al rosso, no? Prima fino al giallo, adesso fino al rosso. Porca vacca. No, sta stanza proprio non mi piace per niente. Cioè, questa serie di porte una dietro l'altra è uno dei miei peggiori incubi da quando sono bambino, trovare porte una dietro l'altra, per cui vederle qua poi dietro è vivo. Qua la sensazione è un po' più brutta. Eh sì, te l'ho detto. Non è granché. Proviamo ad andare fin giù. Cioè, io ho la necessità di muovermi da qua perché star qui non mi piace, stare in mezzo alle porte. Ecco, questa di... sensazione, io sento che la presenza c'è qualche cosa. Dacci un segno. Fai muovere qualcosa. Io non ho paura. Vedi, fai coraggio. Hai il coraggio che tu. Muovi anche solo un sasso. Muovi la finestra. Ho fame, non ho mangiato, oppure mi gira anche la testa, non so perché. Può darsi che anche un po' di fame, eh? O il caldo, perché non so quando vedrete questo video, ma siamo a fine luglio, quindi si muore di caldo. Ho sentito, fermo. Io ho sentito una voce. C'è qualcuno? No, ragazzi, giù il cortile completamente vuoto. Ho sentito una voce non vicina, lontana, però l'ho sentito. Qualche cosa lo sentiremo dentro anche il microfono delle telecamere. Sì, quello senz'altro. Però se sei qui in ascolto. Brilla, guarda. Io ti sento, sai che c'è una sensibilità. Guarda, qua di fianco deve essere. Guarda, sento che sei qua di fianco. Brilla qua, guarda. Dammi un segno, sai che non voglio far niente. Però dammi un segno, muovi una porta, muovi qualche cosa. Fai vedere una luce, fai vedere un occhio, fai qualcosa. Hai sentito? Dice, io sento qualcosa che c'è di là. O c'è qualcuno? Non c'è nessuno, cazzo. Brilla Moreno. Non so che sei qua di fianco. Sta brillando all'impazzata. Guarda che roba. Ragazzi, c'è il K2 del nostro amico Corrado che sta impazzendo. È arrivato fino al giallo adesso, ma prima è arrivato fino al rosso, eh? Ma io te l'avevo detto che qui è così. Quando siamo arrivati. Guarda. Prova a avvicinarlo. A dietro. Cosa succede? Sì, brilla. Ma c'è. I telefoni sono spenti ovviamente. Ho tutto spento. Ok. Qui sta brillando la grande. Io lo sento che ce l'ho vicino. Sta brillando la grande. Stavolta fate il conto che come se fossi da solo quando vado in giro, anche se c'è un po' l'amico, anche se vado a aiutare il Fabio. Sapete benissimo quando sono da solo. Non mi fa niente lo stesso. Qui ha dato delle brillate mostruose, eh? Dimmi perché.
adesso si è fermato. Però c'è stato un attimo che era un disastro. Tipico water, non so se era di Cavuto. Io ho l'ansia a passare di qua, non so perché. Se non ti spiace facciamo fretta, Moreno. Che qua mi dà proprio fastidio. Brilla. Ha brillato ancora, ragazzi, oggi è un delirio. Stavo dicendo che noi gli strumenti non diamo tantissimo affidamento, però ogni tanto li portiamo anche per avere semmai un qualche cosa in più. Però caspiterina, oggi sta dando meglio di sé il K2. Inutile dirvi, ragazzi, che questo è un paese abbandonato completamente, e quindi non ci sono tralicci della corrente, non c'è niente, linee telefoniche men che meno, quindi non c'è nessun tipo di, come dire, di pericolo di inquinamento. Se non ti spiace andiamo, Moreno, io qua non sto benissimo. Proprio stare in mezzo a ste porte mi dà fastidio. Piuttosto entriamo in un'altra casa, ma qui non mi va più di stare. Anche perché, cioè adesso io non sono sensitivo e me ne guardo bene da dire di esserlo, però qui sono entrato, qui ho detto che non mi trovavo bene, qui ho guardato il K2, quindi se uno più uno fa sempre due. Là abbiamo sentito rumore. Brillato, adesso non ho beccato, comunque ho brillato. Qua c'è qualcosa, però ragazzi, a discapito del like, del brillio del K2, credo qui me ne esco, perché non mi va più di star qua. Ah, mamma mia, ho tirato un sospiro di sollievo. Stacco un attimo, ragazzi, perché devo un attimino prendere fiato. Ragazzi, allora noi abbiamo fatto due, anzi tre, forse quattro appartamenti, però io personalmente non mi sento benissimo. Adesso, prima di finire, vogliamo entrare nella primissima stanza dove abbiamo sentito i rumori. Abbiamo già visto che l'attività al piano di sopra è decisamente importante, perché ho presunta attività, perché il K2 ha fatto il bello e il cattivo tempo. Quindi insomma, adesso proviamo a rientrare in questa stanza e poi comincerei anche a pensare di andarcene, perché, torno a ripetere, non sto benissimo personalmente, quindi facciamo un'ultima sessione qua. Ok ragazzi, siamo entrati e Moreno mi ha riferito una cosa proprio sulla soglia della porta. Lui ha detto: datemi un segno, fate qualcosa, e... è caduto quella parte di soffitto che era lì ferma da tanto tempo. Ok. La calcina. Infatti mi sono bloccato, spero di guardare con la telecamera perché era accesa. Certo. Riaccendo il K2, ragazzi, abbiamo fatto una pausa, però come ho detto non sto benissimo, quindi preferisco che le cose si concludano in fretta. Stiamo ancora all'occhio, perché questa stanza è la stanza dei rumori, mentre sopra è stata la stanza del K2, chiamiamola così, questa è la stanza dei rumori.
Spostati da di sotto. Sì. Forza, mi hai fatto vedere qualcosa. Fammi vedere che cade ancora un pezzo. Vediamo se riesci ancora. Se c'è qualcuno può rifare un rumore o muovere qualche oggetto? O far cadere la calcina come l'hai fatta cadere in questo momento. O altrimenti far muovere queste luci. È sufficiente avvicinarsi allo strumento che ho in mano. Sono mille zanzare qua. Per cui brilla. Ho appena l'ho detto, eh. Sì, ancora il coraggio. Guarda, fino al giallo. Fai ancora un po'. Fino quasi al rosso. Porca vacca, ma che roba. Se hai ancora il coraggio, sono qua da solo. Forza. Fai cadere ancora qua. Moreno, però se tanto mi dà tanto ce l'ho addosso io, eh. Perché è qui. Se c'è qualcosa è qui. Adesso non brilla più, ma ha brillato di brutto, eh. L'ho ripreso, sono qui fermo. Sto posto qui è strano, ragazzi. C'è il coraggio, fai brillare ancora lo strumento che è in mano il nostro amico Corrado. C'è qualcuno qui? Se sì, come pensiamo, riavvicinati al nostro strumento che ho in mano. Oppure fai un rumore, come il nostro amico ha sentito poco fa e come abbiamo sentito anche prima. Faccio un altro giro di là e poi usciamo, amore, no? C'è qualcuno qui? Brilla, mamma mia, Moreno, quasi fino al rosso, eh. Guarda. Porca vacca, sempre qui, eh. Sempre qui, dove ero prima. Qua c'è qualcosa. Non so se di bello o di brutto, ma c'è. E guarda, brilla. Mamma mia. Cioè, ragazzi, è una vita che non mi brilla il K2. Così quasi stappo lo champagne perché. Hai visto che funzionano tutte le luci. Pensavo fosse rotto perché non mi si accende mai. Stasera sta dando il meglio di sé. Io direi che possiamo anche salutare queste anime se sono rimaste, ma io comincerei anche a dire di togliere il sé, perché a questo punto abbiamo avuto diversi riscontri stasera e veramente non sono pochi, perché tra su e giù
soprattutto allora le peggiori stanze sono state qui per quello che mi riguarda e poi tutto quel corridoio passando di porta in porta, che lì non mi sono sentito bene e tuttora non mi sento benissimo. Che facciamo, andiamo? Ragazzi, prima di andare via siamo venuti alla Fontanella, che è uno dei luoghi dove anni fa registrai parecchie attività. La Fontanella si trova fuori dal perimetro di questo posto, e però qui effettivamente registrammo diverse cose interessanti. Il K2 è acceso, adesso vediamo se succede qualcosa. Brilla. Guarda come brilla, Moreno, ancora. Sempre qui, eh? Guarda. Sempre qui, anche 2 anni fa, nello stesso posto. Ragazzi, questo è, mi sembra paradossale, perché come 2 anni fa, se c'è qualcuno qui, può far illuminare ancora questo strumento per darci una conferma?